canzoni che io ascolterei veramente a non finire. Eh beh sì, Bruno Mars, Treasure, è diventato anche quasi un'icona, ricordando il King of the Pop, c'era Michael Jackson. Sì, guarda, sì. Wow. È proprio tale quale. Quello charme, no, della sua identità, perché per me paragonare poi qualcuno a qualcun altro vuol dire come se si dicesse non hai un'identità. No, nel senso che ha sviluppato cosa. Qualcosa ha sviluppato, nella non giusta. Lo so. Allora ha sviluppato. Sviluppato perché piace a molte donne, quindi qualcosa ha sviluppato. Vabbè, piace come vabbè. Walter Coda. E va bene, va bene. Tale quale. E allora siamo arrivati, amici senza file digitali, oggi il colpo di coda è dedicato tutto allo sport. Allo sport, e uno in particolare, uno sport che veramente, insomma, al mio sport, vedi, non lo sapevo. No, ma cioè, non lo sapevo. Nel passato c'è stato anche adesso le discuteremo. E lo facciamo anche perché a Foggia, al Baseball Club di Foggia, quindi abbiamo svelato questo sport, è stata raggiunta la Serie A. Oh, grazie, davvero grazie, grazie. E abbiamo l'onore di poter intervistare l'esterno, il lanciatore, comunque colui che ha fatto di questo una vittoria, Alfredo. Ciao Alfredo. Ciao, buongiorno a tutti. Alfredo, buongiorno. Allora, innanzitutto io mi faccio tanto di cappello perché ho sentito che sei un lanciatore. E di tutto quello che in realtà non sono mai stata io. Grazie, no. Perché tu hai giocato? Io ho giocato difensore prima base. Ah, ecco, ma qui a Foggia? A Foggia. Ma ai miei tempi, Alfredo, però nel 1860. No, zitto, non è vero. Ai miei tempi non esisteva ancora il campo da baseball. Per cui ci si andava ad allenare alle spalle della chiesa del Carmine Nuovo. Sì, sì. Tu forse dovevi ancora nascere? No, sì, probabilmente sì, perché nel 90, non lo dire, Alfredo! No, 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 Alfredo, sicuramente sì, perché devi sapere che Antonella è nata nel 1922, mi pare. Uno sport che veramente ho amato con tutto il cuore, che spero possa prendere piede almeno quanto il calcio, perché poi sembra difficile, in realtà è un gioco di squadra veramente bello, entusiasmante. E io proprio per questo motivo, perché tu hai giocato invece io di baseball, lo apprezzo tanto, ma purtroppo per mia ignoranza sono dei deficienti che corrono, non conosco delle regole, o meglio il gioco. Allora Alfredo, ti lascio la presentazione e parlare. Chi fa baseball, ecco, nel tuo caso, di che cosa si occupa, cioè il sport come funziona, insomma? Allora, niente, praticamente intanto ci tengo a dire che i giocatori di baseball, almeno qui al sud o comunque fino a determinate categorie, hanno il doppio lavoro, nel senso che lavorano e poi magari certo. Per passione lo fanno, giocano. Lungi giocano ad baseball, avere quindi... i soldi dei calciatori, insomma. No, assolutamente no, ma neanche quelli di un operaio, quindi okay. Assolutamente, noi lo facciamo per passione. Okay. Poi in merito al gioco, tutti sanno che usiamo mazze da baseball, delle palle, il lanciatore, ci sono due squadre da 9 giocatori, dove si affrontano 9 giocatori che fanno a turno tra difesa e attacco. La difesa è quella con il guanto, con la palla, dove c'è il lanciatore, dove c'è il ricevitore, che è quell'uomo sì. con l'attrezzatura, e l'attacco invece è quello con la mazza e quelli che devono correre, che spesso vedete col caschetto, no? Insomma, certo, infatti. Poi ci sono quelli che vengono eliminati quando hanno 3 strike. Ok, e quelli sono gli attaccanti, i battitori, ecco. Praticamente. Okay. No, sai qual è la cosa? Il battitore era proprio pessimo. Ma tu eri una schiappa. Ma da difensore bravissimo. No, la cosa bella è che proprio perché magari uno, non so, le regole del baseball, va su internet, basta scrivere baseball e trova. Però il bello è appunto ascoltare da qualcuno che vive queste regole, le fa ogni giorno e si allena, e ha raggiunto un traguardo, perché insomma, ricordiamolo, raggiungere la Serie A non è che lo si fa insomma così. E quante squadre ci sono in Italia? Non ho iscritte capito. Al campionato, quante squadre? Ci sono 2 gironi da 10 squadre in Serie A. Ok, perfetto. Scommetto tutte proprio per una questione di logistica, perché molto spesso comunque sia anche a livelli alti, il baseball è fatto comunque a livello di passioni, quindi sì. Girano meno soldi del calcio, e quindi a livello di logistica si cerca di aiutare le squadre, nel senso per le trasferte, e quindi dividere in gironi. Noi siamo l'unica del sud, quindi noi ci sobbarcheremo tutte le spese per andare sempre al nord e loro faranno una sola trasferta. Va bene. No, ma in effetti io ricordo che una delle poche partite che vincemmo, l'allenatore ci offrì un gelatino. anche perché poi una cosa che forse Alfredo ha omesso di ricordare è che le palle sono diverse per il baseball femminile e il softball, cioè sì, per il softball femminile, e beh, ci credo, Alfredo, per fortuna un uomo, Alfredo. Il femminile si chiama softball. Softball, sì. Per le donne la palla è decisamente più grande. Più grande. Il mio più grande
E il campo è un po' più piccolo. Sì, è il mio primo giorno d'allenamento, me la so buscata esattamente in testa. Ah, okay, però perfetto. Va andata bene così. Okay. Mi ha aiutato. Vabbè, aiutiamo queste donne, purtroppo, Alfredo, che dobbiamo farci. Dicevamo, Alfredo, nel tuo specifico, come dicevamo prima, tu sei un esterno lanciatore. Sì, okay. Allora praticamente prettamente io sono un esterno, però quando serve vado lì a lanciare, a rilevare il lanciatore che magari è partente, quindi vado a sostituire il lanciatore che ovviamente dopo che si è fatto i suoi 100-110 lanci in una partita inevitabilmente ha un tavolo. Penso che smonta la spalla. Infatti, cioè davvero pesante. Ma una cosa, quando si sceglie un ruolo, ecco nel tuo caso esterno o lanciatore, cioè l'attitudine a scegliere il ruolo, l'allenatore è così talmente abile, lo fa già da tanto tempo o nella carriera si può anche cambiare ruolo? Diciamo che nel baseball noi diciamo che ci sono due teorie, quelle dominicane, quelle sudamericane e quelle americane. Quelle americane sono molto più impostate, dove il ruolo è quello, cioè ognuno ha la sua caratteristica fisica, ma noi qui a Foggia purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù e quindi cercare di ricoprire più ruoli, proprio perché non abbiamo le risorse per andare a comprare o creare giocatori. Ok, capisco perfettamente. Tra l'altro gli allenamenti, tu non lo sai, Walter, tu non sai niente, sono completamente diversi tra un lanciatore. Vabbè. Ogni ruolo ha un tipo di allenamento. Diciamoglielo, lui ignora. Vabbè, ormai sono... verrò un giorno a fare l'allenamento con l'allenatore. A proposito di venire, ma se un ragazzo o una ragazza si vogliono avvicinare a questo sport, che ricordo è stupendo, cosa devono fare? Allora, ascolta, io ho io curo il settore giovanile come allenatore. Ah, e perfetto. Praticamente i ragazzi il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì ho allenamenti sempre con i ragazzi dalle 4 alle 6. Ah, ho capito. Il pomeriggio, dalle 16 alle 18. Insomma, quindi possono seguire te a questo sì, punto. Sì, secondo me, magari chiedono di me. Abbiamo un 40 ragazzini più o meno iscritti. Certo. No, ma infatti Alfredo, poi a fine intervista ricorderemo anche dove trovarti, potrai tranquillamente dirci dove, anche se hai un recapito Facebook o qualsiasi altra cosa, non c'è assolutamente problema. Ricordando a quello che dicevamo, insomma, il traguardo della Serie A, io ho notato che, ecco, parlavamo di Facebook, tu ci tieni a sottolineare anche in alcuni tuoi post l'aspetto umano di questo traguardo raggiunto, di questo successo della Serie A, perché effettivamente, insomma, non tralasciando quelle che sono le attività sportive di Foggia, bisogna anche considerare che ci sono tanti altri sport, tra questi il baseball, che ci fanno sorridere e riconoscere come una cosa positiva, non solo negative. Foggia quindi ha tanti aspetti positivi. Beh, come mai insomma questi post molto umani? Perché vedo che c'è davvero un entusiasmo nel vostro gruppo. Vi dico la verità, noi praticamente qui a baseball, nel baseball ci trattiamo tutti quanti come una famiglia, diciamo sempre di essere tutti dei fratelli, viviamo come una famiglia e quindi viviamo lo sport anche come la famiglia, praticamente è fatto tutto di passione, quindi non è che guadagniamo dei soldi, c'è chi guadagna di più, c'è chi guadagna di meno, noi cerchiamo tutti quanti di lavorare duro per ottenere dei risultati che poi all'inizio magari sembrano insperati, ma con la forza del gruppo, con questi valori riusciamo sempre ad ottenere. Voglio ricordare che forse 5 anni fa eravamo in Serie C, perdemmo un playoff, non ci siamo mai abbattuti, avevamo ragazzi di 16-17 anni e adesso quegli stessi ragazzi che hanno perso il playoff alla Serie C ci hanno portato, comunque hanno portato il baseball Foggia. Grande Alfredo, davvero, no, davvero bella questa cosa, davvero mi piace tanto. E poi l'abbigliamento da baseball io lo uso invece per vestirmi perché mi piace tanto. Vabbè, è così, davvero, non lo dico. Il bottone come un reperto. No, va bene. Allora Alfredo, ricordiamo, se qualcuno si vuole avvicinare al baseball, dove ti può trovare e come ti può contattare? Allora, noi abbiamo lo stadio comunale in Via Gramsci. Sì. Tutti pomeriggi trovano me dalle 4 alle 6 perché il mercoledì e il sabato ci alleniamo con la prima squadra, quindi per adesso il periodo invernale perché facciamo solo 2 sedute. Sì. E gli altri giorni trovano i ragazzini, il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 4 alle 6. Invece la domenica colgo l'occasione anche per invitare voi, cioè, ma guarda, gli amanti o no, noi facciamo adesso nel periodo in cui stiamo fermi con i campionati, proprio per quel discorso che viviamo il baseball come una famiglia, facciamo sì, un torneo
dove ci sono tutti, un po' tutti i giocatori e gli ex giocatori, i giocatori attuali e gli ex giocatori nel campo da softball, il torneo di softball misto. Giochiamo un po' tutti, ragazzi, ragazzini, a livello amatoriale. Senti, anche io ti prendo in parola e porto anche il mio guantone, va bene? Allora, domenica mattina alle 10 iniziamo. Sarà io ospite, quindi... Okay. Grazie. Alfredo, un'ultima cosa. Sì. Facciamo finta di tornare brevemente, ma davvero in 5 secondi indietro nel tempo. Attento qui. Se arriva in Serie A... Che cosa gridi? Come fai per arrivare in Serie A? Che cosa ci dici al microfono? No, fallo, dobbiamo sentirlo. Ce l'abbiamo fatta! Grande Alfredo, grande. Grazie per l'intervista, Alfredo. Sicuramente ci vedremo. E vedremo anche se poi, insomma, il guantone riuscirò a terra. Poi ti faccio vedere come so giocare. Sì, va bene. Va bene, il guantone ve lo presto io. Il guantone ce l'ho. È il mio. La domenica, bello, se siete liberi, fatevi un giro al campo. Perfetto. Grazie ancora, Alfredo, e buona giornata. Grazie ancora. Ciao, va bene, grazie a voi. Ciao, 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 Alfredo. Radio Mar-